Buongiorno principessa, così gridava Guido alla sua Dora, proprio qui di fronte a questo casale, quando lei le cadeva dalle braccia da questo fienile crollato purtroppo sotto il peso del tempo e anche insomma della pioggia. Ebbene, sia questo casale che questo fienile che hanno fatto da sfondo appunto al film da Oscar La vita è bella, di proprietà della Fraternita dei Laici, verranno finalmente restaurati. Quali sono le caratteristiche di questo restauro e insomma, lavoro finito, che cosa diventerà sia il casale che il fienile? Diventerà un testimone storico, culturale della rivoluzione agricola che Pietro Leopoldo sul fine del Settecento fece, costruendo queste case leopoldine, ponendo il contadino al centro della terra che lavorava. Quindi una evidenza culturale, ma anche una evidenza di recupero del lavoro agricolo, della biodiversità agroalimentare. Sarà anche un agriturismo internazionale sulla scia del film La vita è bella. Quali saranno gli step dei lavori? Da dove inizierete? Inizieremo innanzitutto dal tetto, sia della piccionaia, cosiddetta piccionaia, sia dalla casa, poi tutte le pareti esterne e poi cominceremo nella parte interna per preparare questo luogo che deve essere prevalentemente un luogo di toscanità e di cultura agricola, del lavoro agricolo dei contadini. Ho parlato anche con il presidente della regione toscana Gianni esponendo questo nostro progetto. Al cuore toscano, diciamo, di Roberto Benigni, che cosa si sente di dire? Lo inviterei ancora insieme a sua moglie qua a vedere dove lui ha colto l'anima della terra toscana, proponendo quest'anima a tutto il mondo.